Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta. È naturale, qui siamo in un argomento di quelli topici, altro che voglio dire che bomba atomica. Qui parliamo delle strade di Roma, parliamo di Corea del Nord, parliamo di strade di Roma. E allora, visto che ha accettato anche il filo diretto con gli ascoltatori, mi fa piacere, noi apriamo il filo diretto, lo 06 43 99 93 93 06 43 99 93 93. Proviamolo questo filo diretto, vediamo se funziona. Beh, operazione strade nuove, cosa significa e cosa significa ad oggi? Cosa è successo ad oggi, certo. Presidente? Benissimo, sì, mi fa piacere insomma questo contatto con voi, soprattutto con i cittadini. Allora, iniziamo subito col chiarire che si tratta di manutenzione ordinaria, sì. Nel senso che sono ampi tratti di strada completamente rifatti, mentre se si rifacesse tutto il manto stradale di tutta la lunghezza della strada, invece parliamo di manutenzione straordinaria. Quindi ridico insomma per maggior chiarezza, è manutenzione ordinaria, cioè di tratti particolarmente ammalorati, invece di coprire solo la buchetta che si riapre dopo poco, viene ricoperto una lunga distesa insomma di asfalto. Un'altra cosa che vorrei chiarire è che io parlo di grande viabilità perché, come già detto diverse volte, le competenze si dividono in grande viabilità, che sarebbe il Dipartimento Lavori Pubblici SIMU di Roma Capitale, e viabilità ordinaria di cui sono competenti i municipi. Quindi sulla grande viabilità io devo dire che si sono conclusi alcune volte anche con lavorazioni notturne, ad esempio via Appia, e anche via dell'Acqua Fredda, via Magliana e via della Pisana. E sono anche stati rifatti bei tratti di via Erminio Spalla, un'altra strada molto trafficata del municipio VIII, che era particolarmente ammalorata. Partirà tra brevissimo ad esempio anche ampi interventi manutentivi su via di Boccea, insomma anche lì diciamo abbastanza trafficata, una strada molto importante, e a breve se non già da questa mattina ci saranno le ditte già per il rifacimento delle strade. L'importo di questo, ma molto di più ci tengo a dire, è di 7.500.000 euro circa, sì. Qualcosina un po' di più, e nel frattempo sempre a brevissimo partiranno un altro tipo di manutenzione sempre ordinaria, sempre grande viabilità, semestrale, cioè che coprirà 6 mesi, che andrà ad incidere non solo sulle arterie principali come quelle che ho detto prima, Magliana, Pisana, via Boccea, ma anche su strade di competenza SIMU divise per municipi. E quindi questo è molto importante perché daremo respiro anche a strade non grandi, però sempre importanti, che magari distribuite nei municipi, e diamo respiro anche ai municipi, che tra l'altro stanno portando avanti anche il loro discorso di gare per la manutenzione ordinaria per quanto riguarda le strade. Quindi i municipi possono intervenire sul problema strade, i municipi? I municipi sì, l'ho detto sì. Prima, hanno la viabilità ordinaria, diciamo possono, quelle sì, strade sì, interquartieri, sì. Quelle piccole sono di competenza municipale, certo. Lì nei municipi, quindi oltre, ripeto, la grande viabilità, no? Si capisce dalla parola, il Dipartimento di Roma Capitale ha anche alcune strade maggiormente importanti, no? Maggiormente insomma trafficate, come potrebbe essere l'esempio che ho fatto prima, via Ermilio Spalla, non è una grande arteria come via Pisana, via Boccea, ma comunque una strada dove è a doppia corsia in ambo i sensi di marcia, ed è importante che attraversa una buona fetta del quartiere del municipio VIII. Allora, la questione la più spinosa probabilmente, quella che riguarda le strade di Roma. Sentiamo Goffredo al telefono. Buongiorno sì. Goffredo, buongiorno. Buongiorno. Comunque io stavo di quella cosa che ha detto già lei, il fatto che
Mi piace questo fatto che allargano la tappatura, diciamo, però tappatura, non levando sì. per niente l'asfalto che già c'è, sì. che qui a Torbella Monaca verso il raccordo lo stanno facendo, però poi queste attappature, diciamo, non so, omogenee, cioè a una parte c'è sta un metro, una parte due, una parte tre, non è che prende tutta la carreggiata, per cui c'è stanno un mare da sballamenti a sto punto, cioè almeno ha fatto tutto il pezzo di corsia invece di fa una parte un metro, una parte un metro e mezzo, una parte, cioè mi pare dovrebbe essere più omogeneo. E gli faccio un'altra richiesta, non so se la posso rivolgere a lei, più oltre alle strade i marciapiedi, perché i marciapiedi frente a tutta Roma, a questa Roma, con le carrozzine non ci si può camminare sul marciapiede, si cammina sulla strada e c'è la buca lo stesso e si rischia l'investimento da parte degli automobilisti, perché i marciapiedi sono impraticabili. Sentiamo la Presidente, avanti. Sì. Risposta. Mi fa piacere tutte e due le domande. Allora, rispondo alla prima. Io ho parlato di rifacimento di lunghi tratti di strada, vuol dire di centinaia di metri. Se voi potete vedere, insomma, le fotografie che ha messa anche la sindaca sul su Appia Nova, che certo, Roma Capitale stessa ha messo, vedrete che praticamente, come ho detto io, si può giocare a biglie, la stesa è liscissima, non ci sono praticamente differenze tra il vecchio asfalto e il nuovo, ed è stato grattato, ci sono, io ho anche delle foto notturne, sono state grattati anche diversi centimetri di asfalto proprio per fare in modo che la nuova gettata di manto stradale fosse allo stesso livello di quella che poi rimane, insomma, dei tratti che rimangono non asfaltati. Quindi io non so il signore, ecco, che tipo di intervento potrà aver visto vicino casa sua, ma me lo sono segnato Torbella Monaca. Invece per quanto riguarda i marciapiedi, io vorrei chiarire anche questo. Quando si parla di manutenzione strade si parla anche di manutenzione di marciapiedi, ci sono dei fondi giubilari per cui a breve verrà finita la gara che proprio riguarda la riqualificazione di marciapiedi. Grazie, ripeto, a dei fondi rimasti del giubileo e per cui entro il 20 novembre sono state disposte le gare, anche queste tutte in conclusione. Sempre sui marciapiedi ci sarà attenzione con i lotti semestrali di cui parlavo prima, lì ci sarà quindi una manutenzione ordinaria delle strade, appunto con rattoppi sempre allargati, e in più ci sarà un occhio particolare anche per i marciapiedi. Allora c'è Roberto che le chiede su Via Salaria, dice: ma è possibile che l'unico modo per mettere a posto la questione di Via Salaria, le buche di Via Salaria, è stato mettere un limite di velocità a 30 km orari? Sì, guardi, conosco benissimo, io devo dire la verità, ringrazio anche gli uffici del Dipartimento SIMU che tipo call center mi rispondono, e conosco bene. Allora, Via Salaria ha una storia purtroppo travagliata, è stato oggetto di diversi contenziosi, sono arrivati al Consiglio di Stato, quindi l'ultimo grado del giudice amministrativo, e purtroppo non è stato possibile, proprio perché c'è un contenzioso, non è stato possibile il rifacimento, e quindi insieme alla polizia locale il Dipartimento ha preso, insomma, la decisione di abbassare il limite a 30. Questo lo voglio dire perché se a breve si concluderà il Consiglio di Stato si saprà quindi chi dovrà fare l'intervento, e spero a breve, noi siamo qui anche per questo, che ci sarà il rifacimento, verrà effettuato il rifacimento della Via Salaria. Quindi ripeto, non è una questione che non c'è stata la gara oppure non è all'attenzione, è che quando c'è un contenzioso bisogna aspettare la sentenza del giudice. Gilda ci chiama, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io le telefonavo, sono un'assidua ascoltatrice, sì, e ho reclamato parecchie volte, però qui noi abitiamo sulla Casilina,
all'altezza di via Romolo Balzani, via della Primavera, via il Cesto Trionfo. C'è un disastro enorme, io ci sono caduta, sono una nulla vedente quasi. Quindi sono caduta, non ho fatto la denuncia ed ho sbagliato, però ci sarebbero da fare i marci a piedi, io sono una rovina per noi handicappati. C'è un disastro. Sì, non solo per voi, quindi figuriamoci. Quinto municipio, per essere precisi. Avete visto delle toppe, sono tutte aperte un'altra volta e non c'è verso di fare qualcosa di più preciso. Come si può fare? Buongiorno Gilda, presidente. Sì, allora, per quanto riguarda la strada, intendo proprio il manto stradale, questo via Casilina insieme a via L'Aquila è oggetto di un prossimo a breve appalto che partirà. Quando io dico così vuol dire che partiranno i lavori, cioè la gara è stata già completata. E quindi come strada via Casilina per 441.000 euro sarà interessata al rifacimento. Capisco anche che la signora giustamente si lamenta dei marciapiedi, come abbiamo detto prima ci sono stanziati dei soldi sempre giubilari e chiaramente io anche di questo ho preso nota, faremo attenzione ai marciapiedi della Casilina come... ci tengo a dire delle altre strade sempre di competenza municipale, dipartimentale, quindi di Roma Capitale, ci sarà un'attenzione particolare per i marciapiedi. Il mio lapsus comunque non era a caso perché anche nei municipi ci sarà attenzione anche per il rifacimento dei marciapiedi perché... lo vediamo, cioè non è che noi viviamo sulla luna, eh? Ah, certo, io pure certo. Abito in una questo zona non lo crediamo, dove ci sono marciapiedi. Certo. Sì, non lo crediamo, quindi soltanto sappiamo. Questo non ci garantisce che le cose poi possano essere sempre rimesse a posto. Giovanni, per esempio, ci scrive, mentre abbiamo ancora qualche minuto, teniamolo aperto, 06 43 99 93 93. Giovanni chiede se è possibile togliere l'abitudine di mettere delle transenne, le transenne di plastica arancioni in luogo della riparazione delle buche. Dice non ne possiamo più di vedere queste transenne arancioni che rimangono poi a lungo, rimangono settimane, mesi. Presidente della Commissione Lavori sì. Pubblici Roma Capitale Alessandra Agnello risponde. Sì, guardi, sì, devo dire che per parecchio tempo ed ancora si vedono questi bandoni arancioni di cui io ho una folta, ho molte fotografie, perché pure io devo dire la verità, prima da cittadino non capivo, ora posso dire che vengono messe quando la buca è particolarmente preoccupante o quando è a rischio incidente o è capitato addirittura un incidente. Però devo anche dire che questo accadeva fin quando non c'erano gli appalti, questi insomma di cui vi ho parlato, perché chiaramente noi arrivando qui fino a novembre, dicembre abbiamo trovato una situazione di appalti finiti e quindi non c'erano praticamente i fondi e quindi le ditte per chiudere le buche. Anche se ci sono stati poi delle chiusure spot su quelle più gravi, sulle buche più gravi, io spero che questi bandoni arancioni ne vedremo sempre meno, anche vi dico io in prossimità di colonnine ad esempio dei servizi pubblici, intendo telefonici, dei pubblici servizi, quelli telefonici, gas, dove spesso queste colonnine sono ammalorate anch'esse e vengono quindi recintate. Questo è un punto di attenzione di questa amministrazione, cioè di vedere meno bandoni e più lavori fatti. Giovanna, buongiorno. E poi chiudiamo in questo modo. C'è Giovanna con noi, buongiorno. Sì, io mi associo a quella signora della Casilina. Sì. Allora, l'altezza della Casilina è... il tragitto del tutto il percorso del 313 e il 556 non si può prendere l'auto per le buche perché ci si sente male sull'autobus. Prima, secondo poi hanno transennato anche tutto il cimitero del Flaminio, non si può entrare dentro con l'auto, dobbiamo fare i chilometri a piedi e sono delle buche enormi. Qui è tutto un transenno con
devono chiudere tutta Roma perché sono delle buche enormi, non si può più camminare. La sera noi inciampiamo, le persone anziane, andiamo a sbattere per terra. Guardi, io sono arrabbiatissima. Eh beh, lo capiamo bene, niente di sconvolgente. Sapere e sentire che lei, come tante altre persone, è arrabbiata, sono arrabbiate. Presidente, rispondiamo e poi la salutiamo. Sì, l'ho detto prima, sulla Casilina è uno degli interventi che partirà a breve, lo sappiamo benissimo che c'è, insomma, proprio per questo noi abbiamo avuto molta attenzione quando siamo arrivati qui al Comune di Roma, da Roma Capitale, abbiamo avuto molta attenzione sugli appalti e devo dire che la sindaca si fa avere degli aggiornamenti sulle gare costanti ai quali gli uffici rispondono e hanno risposto abbastanza bene, perché devo dire sono arrivate, le gare sono state tutte delle procedure molto importanti, sono arrivate tantissime offerte, vuol dire che è stato alto il confronto concorrenziale, è stata alta, importante quindi anche la trasparenza, perché noi abbiamo costantemente aggiornamenti che pubblichiamo. Quindi per gli abitanti della Casilina farò presto, insomma, avere notizie che partirà questo appalto che li riguarda. Presidente, le faccio una proposta, guardi, di solito non si fa in diretta, ma glielo faccio in diretta per gli ascoltatori che sentono, che seguono. Possiamo sentirci tra una settimana, magari proprio di martedì, se non ci sono ostacoli, alla stessa ora? Per aggiornarci proprio su quello che sta accadendo, va bene? Allora lo segna lei, lo segniamo noi, se non ci sono problemi confermiamo prossima settimana, sempre di martedì, alla stessa ora in diretta con la Presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello, che ringraziamo. Buon lavoro, a presto. Anche a voi.